Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare All Our Ideas. Serve per creare un elenco di tendenze prioritarie o di idee che corrispondono ad un argomento. Si può votare una delle due tendenze presentate in successione o non scegliere perché ritenute entrambe rilevanti. Possono essere aggiunte dall'utente tendenze nuove. Alla fine delle votazioni si può vedere la classifica delle tendenze in visualizza risultati. L'utilità didattica: identificare le tendenze di un argomento e apprendere i concetti correlati a un'idea. Produrre idee nuove, proporre una discussione su un. Come fare? Ci si collega al sito, alla Our Idea, e si clicca su Create e Wiki Survey. Qui chiede di scrivere il testo della domanda ai visitatori Il testo sarà in questo caso scelgo portfolio. Scelgo l'URL, e portfolio. E sotto nella casella 3, nello step 3, dovrò fare un elenco delle idee correlate a portfolio. Esempio, potrei scrivere l'insieme delle produzioni di apprendimento. Bisogna ricordarsi che non si possono superare i 140 caratteri per idea. E poi potrei scrivere che è uno storytelling. Storytelling formativo poi potrei scrivere che serve per valorizzare i progressi Adesso scrivo solo alcune idee per fare in fretta, che potrei scrivere che è in rapporto alle competenze, vado a capo e scrivo che è una raccolta di prodotti ed esperienze. Vado di nuovo a capo e posso scrivere che può essere personale, scolastico, professionale. Di nuovo vado a
capo, favorisce, potrei scrivere che favorisce la riflessione e valutazione. La scelta del portfolio dipende dal target, eccetera, eccetera, potrei scrivere altre cose. Poi così basta. Vado su Create. E come vedete le mie idee sono pronte per essere in questo caso votate per quanto riguarda il portfolio. Procedo votando, serve per valorizzare, ad esempio, scelgo tra le due i progressi, può essere personale scolastico professionale, scelgo questo, potrei anche scegliere I cannot decide, because, ad esempio, mi piacciono entrambe le idee, eccetera, eccetera. E potrei aggiungere anche una nuova idea, scrivendo, ad esempio, il portfolio. Il portfolio di classe raccoglie i progressi di degli studenti. Mi sembra di non averla messa questa. E così faccio un submit e quindi ho aggiunto una nuova idea. Ora posso vedere i risultati e quindi il trend delle votazioni, come sono avvenute e vedere quelle idee che sono state maggiormente votate. Se vado in Manage this page, trovo il mio portfolio, questa idea sul portfolio e tutte quante le domande. Nel mio account posso andare nel control panel. E vedo tutte le questioni che ho creato. Vedete che quella del portfolio è attivata, lo stato è attivata ed è questa. Ok. Ecco. Vado in portfolio. Come vi dicevo in Manage this page, posso quindi settare tutte le impostazioni, ma la cosa interessante è che posso copiare il frame da inserire nel mio sito, ad esempio. Ecco. Bene, buonasera.